Mi credi se ti dico che gli avanzi possono essere buoni anche il giorno dopo? In questo episodio di Falla Facile ti mostro come rigenerare il cibo per renderlo succoso e gustoso come il giorno prima. Partiamo subito dal terrore di molti. Il pollo, quando diventa secco, è la fine. Ebbene sì, oggettivamente è proprio molto duro. Però qui viene in mente la soluzione. È secco? Manca dell'umidità. Quindi ti faccio vedere un trucchetto per inserire umidità all'interno del prodotto per far sì che ritorni uguale identico al giorno in cui l'hai fatto. Avrai bisogno di una padella antiaderente, ghiaccio, lo so, sembra strano, ma fidati di me. Metti il fuoco medio, non deve essere troppo forte. Olio extravergine in padella. Quando la padella è arrivata a temperatura, metti dentro il tuo petto di pollo. Deve sfrigolare. Faremo una cottura di 1 minuto e mezzo per lato senza coperchio. Giriamo. Adesso alza il fuoco e aggiungi 2 cubetti di ghiaccio. Coperchio alla mano. Cosa sta succedendo in questo momento? Stiamo andando a inserire umidità nell'alimento in una camera di cottura. Questo farà sì che il pollo andrà a reidratarsi e tornerà succoso e morbido come era prima. Adesso oggettivamente è molto molto succoso. Capiamo se è vero o no. Sì, scioglie in bocca. Per il pollo abbiamo capito come fare, ma se dovessi avanzarti del pane raffermo, cosa si fa? Facilissimo. Pane avanzato dal giorno prima, l'ho dimenticato fuori, è diventato duro. Come si può ammorbidire? Puoi bagnarlo e metterlo direttamente nel forno, ti faccio vedere. Acqua corrente. Bisogna solo inumidirlo. Adesso che è bello umido, forno preriscaldato a 200 gradi almeno 5 minuti. Io credo che non ci sia profumo più buono. È un po' caldino. Senti. Il profumo è spaziale. Mamma mia. Mi è avanzata anche della pizza. Sarà capitato anche a te probabilmente. Però ti svolto la giornata. Avrei bisogno di una caldaia. È il fondo della moka. Perché proprio questo? Perché andrà dentro il forno. Praticamente creeremo una camera di cottura con umidità controllata. Nel forno di casa tua. Ti faccio vedere. E la riempi fino alla valvola. Questa adesso l'appoggiamo sul fondo del forno. La temperatura consigliata è circa di 200-210 gradi. Ventilato, mi raccomando, così l'acqua evapora e il vapore, grazie alla ventola, si espande per tutta la camera di cottura. Dopo aver messo la caldaia dentro il forno, teglia antiaderente, pizza dentro. Proprio è tutto tranne che invitante. Adesso la mettiamo in forno. C'è odore di pizza nell'aria. Andiamo a controllare. Che roba. Senti come scrocchia. Direi che la differenza c'è e si vede. Proprio un'altra cosa. Incredibile. Allora, probabilmente abbiamo raggiunto la temperatura del sole, ma obiettivo riuscito. E se mi fosse avanzato del riso, come rigenerarlo? Padella antiaderente. Prendiamo del burro, 2 cubetti. Aiuta a non far attaccare il riso. Riso alla mano e lo versiamo all'interno. La cosa più importante da fare in questo momento è sgranare il riso, perché come potete vedere è a blocchi interi. Ovviamente gli amidi raffreddandosi si compattano. Noi andiamo a destrutturare. Munisciti di cucchiaio, immergi il cucchiaio nell'acqua e vai a dare una forma ad appiattire il riso che hai appena messo in padella. Di tanto in tanto gli dai una smossa. Lascialo lì, non avere fretta, fallo andare con calma, perché così riuscirai a creare un ottimo risotto al salto. Noccettina di burro, ne mettiamo 3, così si scioglieranno e infonderanno un gusto pazzesco. Ma un altro trucchetto, sua maestà parmigiano, un velo, poca roba, c'è un profumo che mi viene voglia di mangiarlo. È giunto il momento di girare il nostro riso. Io mi aiuto con un piatto. Posizioniamo e adesso giù in padella.
All'inizio magari si sformerà, non c'è problema. Cucchiaio bagnato. E adesso non ti resta altro che aspettare e farlo cuocere per altri 5-6 minuti. Il riso è pronto. Guarda che spettacolo. Dicono buona la prima dalla regia. È tempo di impiattare. Adesso prova a dirmi che questo è un avanzo. Mi è avanzata anche della pasta, ma questo non è un problema. Partiamo facendo una besciamella. Noi in questo caso abbiamo preso 50 g di burro, lo facciamo sciogliere dolcemente e aggiungiamo 50 g di farina. E adesso aggiungiamo il latte. Mi raccomando, aggiungine poco alla volta, così da raggiungere la consistenza che più ti piace. In questo caso noi avremo bisogno di una besciamella abbastanza soda. Mentre facciamo addensare la besciamella, iniziamo a prendere una padella antiaderente, così scaldiamo la pasta. Come puoi vedere, la besciamella inizia ad addensare. Una volta che hai raggiunto la consistenza giusta della besciamella, unisci insieme la pasta e la besciamella. Deve diventare una bella crema rosa. Aggiungiamo un pizzico di sale, una bella girata, cocottina, pasta dentro e adesso Sua Maestà Parmigiano, un bel velo, 220 gradi, forno ventilato, 10 minuti. Nell'aria si è creato questo profumo di domenica, di nonna che ha deciso di fare la pasta al forno e in realtà non è altro che lo scarto del giorno prima. Ah, ma ha un profumo incredibile, qui mi ustiono. Conoscevi questo metodo di rigenerazione del cibo? Se sì, scrivimelo qua sotto nei commenti. E poi sono curioso di sapere qual è il cibo che ti avanza più spesso a casa. Così magari potrei fare un video dedicato per renderti la vita più semplice. Il video di oggi termina qui. Mi raccomando, rimani collegato, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche, così da non perderti tutti i contenuti della rubrica Falla Facile. Io sono Luca e ci vediamo al prossimo video. Ciao!